sociali sono diritti non finanziariamente condizionati, e questo poi è il vero punto centrale. Io credo che il modello socialdemocratico, il modello liberista all'interno di questo sistema capitalista comunque non sono in grado di affermare che i diritti sociali siano diritti non finanziariamente condizionati, rimangono dei diritti finanziariamente condizionati. E quindi il tema poi sarà mettere in discussione, come dicevo, il modello di democrazia e anche di democrazia economica, così come espresso, diciamo, dal sistema attuale. Ovviamente un tema concreto, però, lo porrei come in osservanza, diciamo, anche il patto di stabilità, io credo che sia un complesso di norme in contrasto con la Costituzione. Quindi un altro punto importante che io credo che debba essere messo in discussione. Così come il tema della cassa depositi e prestiti, che ha svolto un ruolo importante verso i comuni e verso gli enti locali per tanti anni e che si è trasformata invece negli ultimi anni in una società per azioni che svolge sempre meno quel ruolo importante che ha svolto in passato per alimentare e finanziare appunto gli investimenti degli enti locali, ed è diventato sempre più un soggetto che guarda i mercati finanziari, pur essendo i capitali, dovrebbero essere intorno al 90% capitale pubblico, ma si gioca a fare il privato con i capitali pubblici, mentre per anni ha svolto un ruolo estremamente importante appunto per gli enti locali. E da ultimo vorrei concludere con la già evocati prima da Sergio D'Angelo, cioè gli articoli 4 e 5 della manovra di Ferragosto. Ecco, gli articoli 4 e 5 sulla manovra di Ferragosto, oltre ad essere degli atti, li ho chiamati degli atti di disobbedienza incivile e istituzionale, a fronte di un'obbedienza civile di cui parlerò dopo, perché è una inciviltà istituzionale quella di violare la volontà di 27 milioni di cittadini espressa appena 2 mesi prima, quindi di calpestare quella volontà facendo credere all'opinione pubblica che il referendum fosse solo sull'acqua, mentre il referendum era sui servizi pubblici locali. Allora quell'articolo 4, poi confermato nella legge 148, no? Che poi tutto avviene con decreto legge senza mai fare un minimo di discussione in Parlamento, ecco, quell'articolo 4 tema come atteggiarci, diciamo, noi comuni rispetto all'articolo 4 è un tema fondante, e quello ci impone una serie di obblighi, e quindi i comuni sono posti rispetto a una serie di obblighi, di dismissioni, e quindi noi verso questo provvedimento dobbiamo necessariamente assumere una posizione. Sì, ci sono dei ricorsi in Corte Costituzionale, la Puglia ha impugnato il provvedimento, adesso vedremo cosa succederà. Non so se Venezia ha fatto la memoria da Giovanni, ci sono dei problemi di natura tecnica rispetto alla memoria da Giovanni, comunque questo, però ovviamente bisogna prendere, no, questo è più sul versante chiaramente giurisdizionale, mentre invece bisogna prendere una posizione forte dal punto di vista politico, così come sull'articolo 5, che lo trovo aberrante, cioè una sorta di tesoretto che viene promesso per quei comuni bravi che trasformano servizi sociali, servizi pubblici essenziali in infrastrutture. Come a dire, io costruisco, se tu costruisci qualcosa, ma devi svendere e trasformare asili nido, scuole, ospedali e così via. Ecco. E poi ti premio, ti darò qualcosa. E da ultimo, l'altro tema che credo sia importante a discutere il 28 è il problema del federalismo demaniale. Che sul federalismo demaniale, guarda, ci giochiamo una partita decisiva, perché significa potrebbe essere il rischio di depauperare definitivamente i gioielli di famiglia, cioè il patrimonio pubblico. Tra il patrimonio pubblico ci stanno anche beni comuni, ci stanno anche le risorse naturali, ci sono anche le sorgenti idriche, per dire, tanto per dire uno. Ecco, sotto il miraggio che questo possa arricchire, no? Le regioni, gli enti locali, che questo alcuni credono, c'è questo trasferimento di beni e di patrimonio, un trasferimento tra l'altro anche questo che pone tantissimi dubbi dal punto di vista giuridico, perché in sostanza c'è una sorta di sdemanializzazione del demanio, perché il trasferimento avviene a titolo non oneroso dal
Stato, alle regioni e agli enti locali, e poi i destinatari, quindi le regioni e gli enti locali, che stanno determinando, non so se l'hanno determinata questa lista in sede di conferenza, stato, conferenza unificata, Stato, regioni e enti locali, dovranno appunto individuare i beni, ma questi beni non avranno più il vincolo di essere appunto estranei alle logiche del mercato e del commercio e quindi potranno essere poste sul mercato. Quindi l'idea già orribile di valorizzazione che si è avuta negli anni 90, non so, termine di valorizzare il patrimonio, in realtà sottintende da sempre a un'idea di sfruttamento e di logica, come dire, mercantile e commerciale del bene stesso. Quindi su questo bisognerà fare grandissima attenzione, perché io temo, guardate, il rischio che una serie di comuni vorranno poi approfittare, messi alle strette, diciamo, di questa possibilità e quindi valorizzare, la realtà, svendere il demanio, l'ex demanio, e che questo determinerà veramente il saccheggio definitivo, diciamo, dei beni comuni, in contrasto anche col concetto di funzione sociale della comunità pubblica di cui all'articolo 42 della Costituzione. E allora, unitamente, diciamo, a tutti questi oggetti, potrebbero essere oggetto di discussione, auspico fare anche un paese di oleanze, fare anche una nota al capo dello Stato, perché